Perfetto, va benissimo. Allora, adesso facciamo così, quindi vi mettiamo, quindi sarebbero tre gruppi da due, uno da tre, mi sembra. Quindi pensate, fate voi come volete organizzarvi, qua a Poli, e li vediamo insieme, ok? Quindi adesso possiamo fermarci e dopo riprendiamo che sì, ognuno illustrerà l'altro. Ok? Quando vuoi, va bene, direi di abbiamo fatto? Ok, perfetto.
Allora facciamo questo. Poi defino? Sì, se volete. E facciamo così, allora. C'è la bottiglia. La bottiglia. Posso? Allora, solito presente. Se la dirò. Ah, ok, allora prima, vabbè, non ti so prima. Tu sei tu, per loro. Non lo dici. No, però è conflitto. Sì, facciamo conflitto interesse. Di ogni gruppo, uno è quello del relatore e l'altro fa parte della missione dei quattro. Ok. Ok, quindi puoi essere tu. Ok, poi Soledo chi presenta? Io. Chi ti farà, io vuole fare il giudice? Lui, il giudice. Sembra leggero. Sì, il giudice. Eh? Che sembra leggero. No, no, non lo conosco. Ah, ok. Poi chi fa la, chi fa la presentazione? Io presento. Lei. La commissione. Dividiamo la bottiglia. Dividiamo la bottiglia. Dice ancora accordi preventivi. Dai, chi è? Vabbè, per l'Italia, allora fammi dire un altro minuto. Allora, io farei così. La regia abbiamo iniziato. Vado? Ok. Perfetto, allora tu lo illustri e poi magari butti anche uno schizzo, fai tipo una pianta del paese di come potrebbe essere realizzato. Ok. È circolare, no? Ma tu chi è che... Ok, sì, perfetto. Siamo. Vai. Allora, io presenterò il progetto su Sternadia. Sternadia è un centro di 2800 abitanti, più o meno si estende a forma circolare e diciamo che il borgo è abbastanza grande, quindi diciamo che tra borgo e, città esterna lo spazio è relativo, possiamo dire. Quindi diciamo che il borgo più o meno è così, giusto? Forse un po' più largo, però è così. Abbiamo tanti fogli, eventualmente sì. Si può correre. Allora, nel borgo ci abitano circa 150 persone e diciamo che l'attrattiva maggiore di Sternadia sono appunto l'architettura tipica. Infatti abbiamo un bellissimo palazzo marchesale a sinistra del borgo, quindi diciamo che è un'architettura che va dalle testimonianze megalitiche a quelle barocche, quindi si mescolano all'interno del borgo. Inoltre una tipicità di Sternadia è la lingua greca, che è una lingua antica che si parlava solamente all'interno del circondario della Grecia Tarentina, ovvero appunto questo insieme di comuni all'interno del quale era sviluppata questa tipica lingua antica. Poi abbiamo i prodotti tipici, abbiamo gastronomia, abbiamo l'olio, abbiamo il vino non a Sternadia, però abbiamo appunto i tipici prodotti da forno e la pasticceria di casa Tarentina. Poi abbiamo anche un bel circondario che è tipico di Sternadia, in quanto anche la zona rurale, che quindi accompagna il borgo all'esterno, è circondata per lo più da uliveti e da campagne incolte, da cui poi oltretutto noi abbiamo fatto derivare quella che è l'attrattiva tipica del borgo. Inoltre l'economia, abbiamo detto, è basata sull'agricoltura, quindi tipico è l'olio, quindi gli uliveti. Abbiamo ancora l'allevamento a Sternadia, che è anche un'altra peculiarità, infatti abbiamo i formaggi di pecora tipici della zona. L'artigianato, abbiamo appunto alcune botteghe di cartapesta e anche il ferro battuto, che è appunto una particolarità sempre della zona. Poi abbiamo sull'enogastronomia, abbiamo già detto, i prodotti da forno, pucce, pittule, friselle, che sono tipiche del territorio.
Inoltre, caratteristiche del paese a livello appunto di attrattiva di monumenti, abbiamo il Palazzo Marchesale, che è una struttura bellissima, ristrutturata, dove adesso è adibito c'è anche il comune della città. Poi abbiamo l'ex convento dei Domenicani, che invece, se non sbaglio, si snoda sulla parte sud, no? Qua c'è il palazzo dell'ex convento dei Domenicani. Poi abbiamo una serie di chiesette rurali che si posizionano intorno a tutto il circondario, nella zona più rurale, e poi abbiamo un frantoio ipogeo tipico appunto della zona, dove viene prodotto appunto macerate le olive. E poi abbiamo le vie tipiche del borgo, che sono strade molto strette, comunque che danno un carattere anche unico al borgo stesso. Abbiamo anche tra gli eventi folcloristici, abbiamo per esempio la festa della pizzica, la pizzica che è un tipico ballo appunto salentino, che si realizza da anni nella zona est, diciamo, del borgo, e abbiamo anche i canti di passione, che sono tipici appunto delle festività religiose, o ancora appunto la stessa Sternadia e teatro della Notte della Taranta, appunto del tour itinerante di cui che appunto ha realizzato la Notte della Taranta come evento conclusivo, poi che ci sta quello a Melpignano. Poi abbiamo peculiarità del borgo. Innanzitutto, secondo noi, la peculiarità di Sternadia sta nel piccolo borgo. È veramente una piccola cittadina del Salento. Il borgo stesso è molto piccolo, e quindi diciamo che tra tutto il panorama delle cittadine del Salento è uno tra i più piccoli, e quindi è molto raccolto. Nonostante ciò, è comunque ben tenuto, in quanto appunto fino a pochi anni fa il borgo era abbastanza abitato, adesso invece risulta più disabitato, no? Per la causa degli abitanti abbastanza anziani, come sono andati altre vita, e quindi diciamo che è ben tenuto come centro, come borgo, ma risulta ancora un po' disabitato. Un'altra particolarità appunto è l'utilizzo della pietra leccese nella decorazione degli edifici tipici appunto del centro storico, e poi abbiamo anche la presenza di una chiesa con campanile, che appunto caratterizza tra l'altro la maggior parte delle città della Grecia salentina, che è punto di attrazione appunto dei tour turistici, dei tour dei viaggiatori in Salento. Di stabile a disposizione del nostro... Sì, no. All'interno del borgo ci sono attività commerciali? All'interno del borgo non ci sono attività commerciali, si estendono tutte intorno al borgo stesso, proprio perché essendo appunto disabitato, ovviamente... Cioè non ci sono proprio nessun tipo di residenza? C'è sta un parrucchiere. C'è un parrucchiere, ma c'è qualche residente? Ci sono 150 residenti proprio all'interno del borgo, okay. Ma non vi sono attività... Ok. Attiva. C'è il fabbro, c'è il fabbro. C'è il fabbro. Ok. Molto bravo, è molto. Sì, c'è anche un fabbro, oltre a un parrucchiere. Sì, perfetto. Molto bravo. Perché lui infatti è anche una peculiare. Esatto, lavora il ferro e battuto. Maestro, il tuo maestro, molto bravo. Anche perfetto. Questo sì, è all'interno del borgo stesso. Poi abbiamo come stabile a disposizione dell'albergo saranno stabili pubblici e privati. Tra quelli pubblici chiederemo appunto l'utilizzo di un'ala del Palazzo Marchesale, che l'ha appunto riconvertita in struttura abitativa, e poi utilizzeremo alcuni palazzi, alcune tipiche case appunto del centro storico, queste però gestite da privati. Naturalmente con il comune sarà fatto un contratto, poi vabbè, questo sarà successo, lo spiego dopo. Vabbè, abbiamo quindi all'incirca 3 appartamenti, di cui tutti quanti a disposizione, trilocali diciamo, quindi con 4 posti letto all'interno di ogni struttura abitativa. Un appartamento che è un monolocale, abbiamo pensato anche... Uno stabile diverso. Esatto, sì, vicini, okay. Però stabili differenti, 3 appartamenti differenti. Quindi ogni stabile ha un solo appartamento. Ogni stabile ha un solo appartamento con 4 posti letto. Ok. Poi abbiamo appunto un monolocale anche che potesse essere sfruttato a mo' di casa più che a struttura appunto di alberghiera vera e propria, e quindi come affittacamere. Poi abbiamo un appartamento pure, come avevamo pensato, all'interno del Palazzo Marchesale, da sfruttare come reception e quindi come sala relax, proprio perché essendo diciamo il fulcro della bellezza anche di Sternadia, sarebbe bello appunto riportare poi il tutto all'interno del Palazzo Marchesale. Poi abbiamo appunto una ristorazione che verrà effettuata anche all'interno del Palazzo Marchesale, per quanto riguarda per esempio una prima colazione, mentre il resto verrà esternalizzato a quelle che sono le attività del luogo,
abbiamo infatti uno dei più popolari ristoranti proprio a Sternatia, insomma, e quindi esternalizzeremo a lui quelle che sono appunto la ristorazione sia a livello di cena che per, eventuale, per un eventuale pranzo. Poi abbiamo le visite, organizzeremo delle visite al borgo, visite che ovviamente saranno accompagnate dal narratore, dai nostri narratori. Potrà essere previsto anche un piccolo centro convegni, congressi all'interno del sì, palazzo? Sì, sempre all'interno del palazzo. Inoltre avremo anche all'interno dei luoghi della Prologo, sempre all'interno del borgo, che saranno predisposti per eventuali corsi di cucina tipica salentina, e quindi andremo a sfruttare un'altra parte del borgo. E poi avremo delle passeggiate ecologiche per tutto il circondario, che a queste verranno si distingueranno in base poi a... ai due temi che abbiamo scelto per il nostro albergo diffuso. Abbiamo tra la gestione dell'albergo, appunto, sarà gestita da una cooperativa di ragazzi. Questi ragazzi avranno a loro modo la possibilità di fare da narratori dei luoghi in quanto conoscitori dei luoghi stessi in cui si andrà a realizzare l'albergo diffuso. Come politica di prezzo abbiamo deciso due fasce di prezzo, perché partendo dall'idea del tema abbiamo deciso di affrontare due temi fondamentali per il nostro albergo diffuso. Uno è il tema contadino, l'altro è il tema marchese. E all'interno di Sternatia si sono realizzate nella storia queste due realtà culturali. Quindi da una parte c'è il contadino, quindi con l'allevamento e l'agricoltura, e dall'altro invece il marchese, perché il palazzo marchesale era appunto abitato da un importante marchese che oltretutto apparteneva alla setta dei Carbonari, anzi ha proprio creato, diciamo, la setta dei Carbonari all'interno del Salento. Quindi avremo questi due temi in base alla scelta da parte del nostro visitatore di affrontare un tour da contadino e quindi con una scelta appropriata della struttura ricettiva o da marchese con altre strutture, verranno fatte queste due fasce di prezzo. Abbiamo una dai 30 ai 40 per il contadino e una dai 60 agli 80 per il marchese. Intorno a queste due tematiche, quindi dell'albergo diffuso, poi si svilupperanno anche quelli che sono i tour tematici, quindi abbiamo dei tour a cavallo all'interno del circondario, all'interno pure del borgo, per chi sceglie il tema del marchese, e invece delle passeggiate a piedi o in bicicletta per quelli che scelgono il tema contadino. Quindi abbiamo deciso di differenziare e di far emergere entrambe le realtà culturali del paese. Per quanto riguarda le strategie di promozione, vabbè, ovviamente punteremo sul web, perché è il canale più veloce, non il più facile, però diciamo è quello più in uso per quanto riguarda la domanda di alberghi. Cercheremo un turista responsabile, quindi un turista consapevole del borgo, consapevole del rispetto dei luoghi, un turista che cerca un tour esperienziale, quindi non è un turista che cerca esclusivamente il divertimento, quindi un turista esperienziale, lui cerca un'esperienza, cerca un'esperienza. Poi ovviamente ci riferiremo anche al turista straniero, proprio perché pensiamo che nella particolarità del borgo che andiamo a presentare, questa unicità si ritrova solamente in determinati contesti anche italiani, no? Tornando al discorso del Made in Italy dell'albergo diffuso. Quindi il turista straniero sicuramente non può che rimanere affascinato da entrambe le due realtà che noi andiamo a proporre. Poi andiamo a un'altra particolarità, sarà riferirsi a quelli che sono i turisti degli emigrati. Questo perché? Perché attraverso un lavoro di mappatura genealogica di mappatura quindi degli abitanti di Sternatia si è risaliti a quelle che erano tutte le vecchie generazioni di abitanti ormai emigrati sia all'estero che in Italia. Quindi cercheremo di andare a recuperare e andare a contattare direttamente i vecchi abitanti di Sternatia e quindi i loro parenti lontani, cercandoli di far ritornare appunto all'interno del borgo per far riscoprire anche a loro quella che era la vita dei loro nonni all'interno di Sternatia. Questa cosa. Per quanto riguarda i canali di vendita, vabbè, le convenzioni ovviamente per le tipologie di strumenti di vendita, vabbè, ovviamente la vendita online attraverso le prenotazioni, abbiamo il passaparola che è sempre quello che va per la meglio, abbiamo scelto di non fare riferimento alle agenzie proprio perché cerchiamo di riferirci a un turismo di nicchia. In genere il turista responsabile spesso non è quello ingaggiato dalle agenzie.
quindi abbiamo deciso di non fare di non appoggiarsi a questo tipo di canale. Per quanto riguarda gli accordi commerciali, ovviamente parleremo di convenzioni con ristoranti, bar e comunque anche con gli artigiani locali. L'unicità sta proprio in questo. Il narratore dei luoghi. Il narratore dei luoghi, abbiamo detto appunto, sono i giovani che lavorano nella cooperativa perché conoscitori dei luoghi, che cercheranno di creare un dialogo anche con quelli che sono i cittadini del luogo, per far scoprire le leggende, per farsi raccontare quello che era il luogo, visto anche dagli occhi di chi ha 40 anni più di noi, da 40 anni che vede il luogo, il borgo trasformarsi. Racconteremo quelle che sono le leggende legate ai luoghi, quello che è stato nella storia sternatia, come si è evoluto nella storia insieme ai suoi abitanti, ai suoi luoghi. Come weekend ideale noi abbiamo pensato appunto all'arrivo in stazione, perché tra l'altro c'è un ottimo canale, cioè si arriva direttamente in stazione, l'accompagnamento appunto in quella che è la struttura ricettiva, con un kit di accoglienza appunto con prodotti tipici, come possono essere un pacco di friselle, un pasticciotto e un limoncello locale tipico, comunque la maggior parte delle nostre case c'è il liquore locale fatto a casa. Una volta appunto arrivato nella struttura, verrà accompagnato per a piedi appunto passeggiando lungo le vie del borgo al ristorante. Dopo il ristorante abbiamo pensato di fare tappa in uno di quelli che, in uno dei posti che saranno di attrazione del borgo, ossia il museo, in modo tale che, come si chiama il museo? Corama. Museo Corama, all'interno del quale verrà fatto appunto un corso di ballo tipico, di tradizione, oppure appunto verranno raccontati attraverso anche abiti d'epoca, piccole rappresentazioni di quello che appunto è la storia di Sternatia. E una volta dopo questa esperienza verranno accompagnati appunto all'albergo, e successivamente il giorno dopo abbiamo pensato di portarli in giro non soltanto per l'intero borgo, ma anche appunto nel circondario, sempre in base alla scelta fatta, insomma, o a piedi o a cavallo. Il tematismo, appunto, l'abbiamo detto, è quello di scegliere la vita da contadino, la vita da marchese. Perché devono scegliere il nostro albergo diffuso? Innanzitutto perché è unico nella sua scelta. Cioè, noi ti offriamo un'esperienza unica, non soltanto per l'unicità dei luoghi che ti stiamo offrendo, ma anche per la differenziazione di quelle che possono essere proprio il tour e la visita del luogo stesso. Oltretutto, appunto, è importante far riscoprire le origini a coloro che invece sono originari del luogo, ma è da anni che sono lontani. E oltretutto, appunto, forniamo un viaggio esclusivamente esperienziale. Cioè, noi ti mandiamo via con a casa un enorme bagaglio di esperienza umana e culturale vissuta in una settimana, 3 giorni, quanto vuoi tu. Il nome del nostro bellissimo albergo diffuso si chiama ovviamente La Porta del Marchese. Del Marchese. La Porta del Pechinello. Del Marchese. Quindi, se vi è piaciuto, votate per noi, votate. Perfetto. Aspetta, allora, come vi siete divisi? Ok, allora tu in giuria. Allora, prima del... Allora, che fa... Aspetta, Soledo, sai? Soledo lo lascerei per ultimo. Farei prima, perché se lei nel caso devi scappare prima, giusto tu? Allora facciamo prima con te. Esatto, ok. Allora io farei una cosa. Il microfono. Sì, sì. Allora ti pregherei di fare, se non è un problema, sì. Ti chiedo da partire dal contrario, cioè mi dici il nome del tuo albergo diffuso, sì. Allora vado di qua. E il parti dal weekend ideale, okay. E poi il ritroso. Perfetto. Allora, l'albergo diffuso... O meglio, puoi anche utilizzare, cioè, dal weekend ideale, sì. Per parlare, cioè, non puoi... di tutto esatto, puoi anche non seguire una linea precisa, ok? Vai.
Allora, l'albergo diffuso di San Mauro Forte, in provincia di Matera, si chiamerà Il Campanaccio. Perché? Perché uno delle feste, tra virgolette, di questo paese è appunto il campanaccio, che è sviluppato dal 15 al 18 gennaio di ogni anno. È legato alla festa di San Mauro Abate, che, come si può vedere, è il nome del paese. Perché si chiama anche Forte? Perché è un paese particolare, nel senso che tra le varie storie legate a questo paese ce n'è una anche legata ai briganti. Sapete che la Basilicata è stata invasa dal brigantaggio nel 1860 dopo l'Unità d'Italia, e San Mauro Forte è stato l'unico paese della provincia di Matera ad essersi ribellato e a cacciarli. Quindi da San Mauro, che si chiamava in origine, è stato aggiunto Forte proprio per questa ragione. Oltre a questa piccola particolarità, perché è diventato anche uno dei paesi, tra virgolette, ribelli? Perché oltre ad essersi ribellato e aver cacciato i briganti, è stato l'unico a ribellarsi in epoca fascista. Nel 1940 c'è stata la rivolta del grano, ci sono stati dei morti, delle persone imprigionate, e perché ha fatto clamore? Perché è stato l'unico a ribellarsi all'epoca di Mussolini, cioè nel senso nessuno mai si era ribellato, gli unici siamo stati noi. Quindi il campanaccio, ritorniamo a quello, che cos'è? È una festa particolare. Da dire che appunto è un paese essenzialmente agricolo. Essenzialmente agricolo, che cosa significa? Che comunque venivano utilizzati in precedenza i buoi piuttosto che altri animali. A questi animali venivano inseriti dei campanacci. Questi campanacci sono stati poi ritrasferiti anche al collo, diciamo così, dei vari soggetti maschili o femminili che poi hanno prodotto questa festa. È un giro attorno alla chiesa di San Mauro Abate, di Sant'Antonio Abate, scusatemi, e si facevano tre giri attorno a questa chiesa con questi campanacci. Sono particolari perché? Perché sono costruiti con una lega particolare. Infatti ci sono le differenze tra il campanaccio maschio e il campanaccio femmina. Hanno un suono particolare anche questi, perché sono suoni cupi, molto bassi, che bisogna sentire per capire, perché altrimenti non ci si arriva, diciamo così, a comprendere. Allora, quindi legata alla festa del campanaccio. Appena arrivo mi metto un campanaccio al collo. Sì. Perfetto. Diciamo che non è proprio così, perché sono molto gelosi, perché appunto noi abbiamo con la Cristina avevamo deciso di inserire come io narrante l'ultimo ormai fabbro ferraio del mio paese, che è l'unico ormai a costruire questi campanacci. Perché abbiamo scelto lui? Perché è anche lui particolare, un soggetto particolare all'interno di questa comunità, è uno dei pochi che ha deciso di non abbandonarla, anzi di valorizzarla. Quindi perché non sviluppare lui? L'abbiamo sfruttato in questo senso qua. Dicevo, sono molto gelosi, perché appunto sono rimasti in pochi, se li tramandano di generazione. L'unico che li costruisce, diciamo, per i turisti, diciamo così, è lui. Per il resto, gli originali però sono custoditi, sì, gelosamente. Sono custoditi davvero gelosamente. Allora, poi, un'altra caratteristica particolare del luogo, oltre al campanaccio, è la gastronomia. Direte, da tutte le parti c'è, cioè, effettivamente vero, però vi posso assicurare che il salame che si mangia da noi è meravigliosamente buono, davvero davvero buono. Ok, perfetto. Allora sì, a parte gli scherzi, sono buonissimi tutti i prodotti. A saperlo avrei detto che portavo il vino dicevo, il laboratorio, portavo il salame, le cose. Purtroppo ero data a queste parti da diversi mesi, era un po' problema. Allora, buonissimo il salame, buonissimo l'olio, buonissimo il vino. A proposito del vino, un'altra delle tradizioni che è stata ultimamente riscoperta è le cosiddette cantine aperte. Oltre alle cantine aperte, c'è proprio un percorso delle cantine che da noi si chiamano la grotte.
Allora, c'è questo percorso specifico che si inoltra per tutto il vecchio borgo. Avevamo pensato anche con la Cristina di sviluppare anche l'albergo diffuso, infatti avevamo pensato di... Provalo, inizialo magari a disegnare come unità abitative, la reception, un po' il borgo. Allora, il borgo, sì, facciamo come lei, tutti certo, tondi, paese... particolare, non indifferente, al centro di questo paese abbiamo l'ultimo esemplare di torre normanna maschio, che è l'unica ormai in Italia, perché non ce ne sono più, sono rimaste due o tre femmine, per il resto l'unico maschio ce l'abbiamo qui, a San Mauro Porto. Vicino a questa torre normanna abbiamo una chiesa madre, la madre del 1700. Sembra una casa piccola, una chiesa, vabbè, non fa niente. Questa è chiesa madre, facciamo una croce, per una bella croce. Allora, questa è chiesa madre, è del 1700. All'interno l'hanno, diciamo così, ristrutturate, beni culturali, tutto hanno fatto tranne che ristrutturarla, questo è il mio pensiero. L'unica cosa buona che hanno lasciato all'interno è la cappelletta di San Mauro Abate, che è puro barocco, voi ne sapete bene, Sant'Antonio Abate. San Mauro Abate. Abate. Sì, è una cosa spettacolare, l'unica che non hanno potuto toccare, per il resto hanno un po' distrutto. Però per il resto, diciamo così, che questa è la chiesa madre, va benissimo. Piazza, lasciamo stare, attorno alla chiesa madre e alla torre ci sono cinque palazzi baronali. Perché sono così importanti? Perché San Mauro è stato l'unico paese nel 1600 ad essersi liberato, grazie a questi cinque baroni, dal principe di Stigliano. Quindi ce l'abbiamo nel sangue, un po' di ribelle ce l'abbiamo nel sangue. Infatti avevamo appunto la nostra Costituzione, le nostre leggi, siamo stati gli unici. Quindi questi cinque palazzi baronali sono molto importanti, perché appunto hanno ripreso il vecchio nucleo. Avevamo pensato insieme a Cristina di sviluppare l'albergo in uno di questi cinque palazzi, che non è proprio posizionato in piazza, è un po' fuori, non proprio fuori, un po' più interno al borgo. Questo palazzo è l'ex comune, diciamo così. Al di sotto del palazzo c'è un museo della civiltà contadina, di fronte c'è una chiesa stupenda, ristrutturata di recente, si chiama la chiesa di San Vincenzo, e qui vicino c'è il percorso delle cantine. Quindi abbiamo tutto lì vicino. Il vecchio palazzo, che è il nucleo. E lì faresti la reception? Sì, lì faremmo la reception. Qui vicino avevamo pensato. Reception è anche qualche posto letto? Sì, un attimo. Aspetta un attimo, dov'era? Ah sì, avevamo messo quattro camere all'interno, invece in tre stabili situati qui vicino, altre sei camere. Quindi un totale di 10 posti. Perché abbiamo scelto questa? Perché diciamo che è vicina ad una piazzetta, che può essere il centro di snodo poi per le altre abitazioni, e appunto è anche vicino al percorso delle cantine, quindi può riprendere tutta quell'area lì attorno. L'unicità del perché devo venire, perché? Da voi? Allora, in primis perché comunque è un posto particolare, perché è a 565 metri, quindi siamo in collina, circondato da boschi, quindi l'aria è pura, ragazzi, veramente un'aria pura. In più oltre a questo, vabbè, i boschi, cosa possono dare i boschi? Possono dare sia i percorsi cicloturistici, quindi... Ma perché devo venire al tuo albergo al diffuso e non in un hotel normale o nel bed and breakfast? Allora, perché possiamo far degustare tutti i prodotti tipici, che possono andare appunto dalla pasta fatta in casa, piuttosto che dai nuovi vecchi ritrovati, ovvero le nuove aziende
di miele, oppure di pistacchio, che dici pistacchio in Basilicata, sì, pistacchio in Basilicata, c'è una realtà nella nostra, l'unica, appunto è l'unicità, e poi degustare appunto i prodotti tipici insieme alle vecchie musiche di un tempo, vecchie musiche con i campanacci, però anche con la cupa cupa. Che cos'è la cupa cupa? È uno strumento antico cupa, che ha un suono cupo, composto da un cilindro con una pelle di pecora e un bastoncino. È particolare, ormai non si usa più, quindi è una cosa nuova. Nuova si può, vecchia, però può essere una cosa nuova. Allora, prima di passare alla terza, facciamo prima questo, diamo i voti alle prime due. Allora, ho preparato questa griglia precisissima. Allora, quindi abbiamo fatto la prima, dove sta? Eccoci qua. Allora, voto sullo scenario, faccio da 1 a 10. Eh certo, devi influenzare, devi essere obiettivo però. Vabbè, facciamo così, quello del gruppo non voto, ho capito. Vai! Da 1 a 10, sullo scenario esterno. 7. Perfetto. Piccoli compagni di andiamo sul secondo punto, i presupposti progettuali, cioè gli stabili, le strutture, i servizi. Che sono i bravi perché già c'erano, dici tu, quindi non è che... No, ho fatto pure lì. Gestione unitaria, le politiche di marketing che hanno deciso. Ah, noi non abbiamo parlato, infatti, beh, questo non è pecca, attenzione, vai. 8. Il tematismo, il narratore, l'unicità. Ricordiamo il nome dell'albergo diffuso, eh? La Volta del Marchese, contadino marchese due tempi. Sì, ricordo. Infatti, io per quello ho detto, facciamo ogni due, se no al quarto, secondo me non si ricorda. Ricordavo. Cioè, c'era un attimo, giustamente, un attimo di spot però alla fine. Quanto ne ho? Avevo detto 7 mesi. La somma la facciamo alla fine. Vai con l'ultima. Allora, quindi voti di... Vai. Allora, come scenario esterno... 7. 7 mesi. Presupposti progettuali. Di stabile, la struttura, i servizi, la chiesa con la chi, con la X sopra. Già quella la so, guarda, volevo rivedere la perché sì, più merito effettivamente. Però il cerchio del era più preciso. Il cerchio era più... Esatto. Vai, presupposti progettuali. 7 e mezzo, 8. Ok, gestione unitaria, politiche di marketing. Non pervenuta. NC, non NC. Allora diamo, io direi in questo caso si danno i 6 politici, perché altrimenti si rischia di... Quindi diamo 6, va bene? Unicità. No, qua recuperiamo il 6 di prima, dai. No. Perfetto. Ok, andiamo con Giugianello. Io avrei bisogno della collaborazione sul disegno, perché non ho idea di come batto Giugianello.
Ma non mi dire, non mi dire che è un cerchio pure, Giuccianello. Allora io vorrei avvertire la mia socia che è in corso d'opera, ho anche cambiato di nome. Ah beh, allora lo lasci, allora lo lascio alla fine, va bene? Allora lo lascio alla fine. Cioè Giuccianello si trova in mezzo ad un crocevia in realtà, quindi si trova al centro, è un punto di un nodo che si snoda da un lato verso Poggiardo, dall'altro verso Palmariggi e l'altro unisce Sanarica verso Minervino andando poi verso Uggiano e Otranto. Quindi per quello ho disegnato le diverse strade per far comprendere. Il borgo si trova subito dopo la strada principale andando verso il centro della piazza. Qui c'è la chiesa e il municipio e il girattorno ha un crocevia, cioè un semicerchio, una strada, si riesce vicino al museo della civiltà contadina. Allora, quali sono i fattori di attrattiva di questo paese? Innanzitutto un giardino botanico molto famoso all'interno del circuito nazionale, case storiche che hanno mantenuto i fronti in pietra d'eccese, insomma diciamo non c'è stato lo scempio che si vede in giro anche qui per Soleto, con le case colorate d'azzurro e di arancione e di rosso. Andiamo a Giuggianello. Un castello e un palazzo nobiliare che è stato da poco venduto a un privato e recuperato, quindi potrebbe entrare precisamente come luogo dell'albergo diffuso in quanto fase di strutturazione, comunque è un privato, diciamo, proprietario unico, quindi potrebbe diventare anche la reception e stanza. Dove si trova? Dove si trova? Si trova all'esterno andando verso... un po' più distante dal borgo, non si trova al centro del borgo, ma all'uscita, andando, cioè, verso, spostandosi più verso la periferia. Siamo nei 400 metri lineari? Sì, perché il paese è piccolo, il paese fa 1100 abitanti, okay. Quindi il borgo sarà... la cosa positiva è che il borgo è vissuto, comunque fa parte della vita. Cioè, tutto ruota attorno al centro del paese, la maggior parte delle attività ruotano tutte attorno a questa piazza. Quindi questa è la piazza. Piazza restaurata da poco. Piazza restaurata da poco, inaugurata un anno fa. Vi sono le diverse attività commerciali, cioè due, tre dei quattro bar attorno a questo perimetro, le due parrucchieri. Quanti abitanti fa? 1150. Abbiamo stimato un terzo che ancora 1350 sono all'interno del borgo. Del borgo. Poi abbiamo detto un borgo vissuto, ci sono due chiese antiche, una chiesa madre. In pratica c'è una chiesa all'entrata del paese, due ristoranti e quattro bar. All'uscita la chiesa madre al centro, in piazza. Quindi ristoranti e bar potrebbero diventare i servizi, diciamo, ristorativi dell'albergo diffuso. Poi abbiamo detto che... Tre dei quattro bar presenti ruotano sempre, si trovano in punti strategici della piazza, quindi uno qui e uno attorno... bar, ristorante, tutto attorno al perimetro comunque del borgo, mentre uno è molto più esterno, quasi in piena campagna, e si trova anche su una collinetta in cui c'è una piccola grotta bizantina, e il nome del ristorante prende detto il Follero, in realtà si trova su una collina di ulivi, e il nome deriva dal ritrovamento di un'antica moneta del tempo dei Romani. Poco distante c'è il giardino botanico, uno dei più grandi d'Europa, più grande d'Italia per attestazione, e nel più piccolo comune della provincia di Lecce.
Quindi questo si potrebbe giocare un'unicità, perché è un comune di 1100 abitanti e si ritrova ad avere uno dei giardini botanici più considerati a livello nazionale anche, quindi si potrebbe utilizzare come percorso l'unicità di caratteristica a questo e anche la presenza di diversi dolmen e menhir. Come si chiamava questo albergo diffuso prima che lui cambiasse nome? Piccola Polis. Ok, puoi scrivere sopra Piccola Polis. Eh? Piccola Polis, ok, vabbè. No, non lo dirò, lo dice alla fine il nuovo. Ma è il mio nome. Scusa, puoi scrivere sopra Piccola Polis? Ok. Dove sono ubicate le unità abitative su quel disegno? Sono ubicate all'interno del borgo, perché il paese è vicino al mare, è vicino a Otranto, Castro, quindi è tutta una zona a forte vocazione turistica. Inoltre è nell'entroterra. Non ha stazione, cioè la stazione è a 2 chilometri, quindi si potrebbe organizzare un servizio di navetta, però è vicino alla strada statale, diciamo, principale, è a 5-6 chilometri. Poi dobbiamo dire anche che all'interno del borgo ci sta un museo e una biblioteca, che potrebbero diventare gli spazi comuni dell'albergo diffuso. Quanti posti letto avete? Noi abbiamo stimato 20-25 posti letto, perché comunque già svolge tradizionalmente un'attività ricettiva, ci sono affittacamere, B&B, comunque unità abitative che già vengono affittate l'estate, e che quindi questo è sinonimo di unità abitative tenute comunque, in un certo modo, quindi non abbandonate, perché il borgo è popolato, è vissuto, quindi non si dovrebbero fare forti investimenti per recuperare tutte queste unità abitative. Poi c'è un'altra peculiarità, noi abbiamo deciso di legare su due, diciamo, filoni, quello del giardino botanico e quello storico. A Gio Gianello esistono delle realtà paleolitiche, penso che siano dolmen e menhir, tra cui ci sta un complesso Le Quattro Macine, che è molto conosciuto a livello archeologico. Quindi sì. Masso della Vecchia. Quattro Macine medievali. Quattro Macine medievali. Però poi c'è il dolmen, il Masso della Vecchia. Com'è? La Strea, il dolmen della Strea. No? Ho confondendo. Ci sto confondendo. Quindi poi abbiamo detto. Vabbè, poi ci sono strutture ricettive, diciamo, strutture tipo parchi giochi con campi di calcio, calcetto, tennis, ci sono associazioni musicali di integrazione, di scambi, quindi già potrebbero essere quelle un canale per museo, ovviamente il museo della tradizione agricola. La presenza anche di due fantoi e di aziende anche di produzione di prodotti tipici come i formaggi locali, i latticini, quindi si potrebbe anche attivare un percorso gastronomico unito a quello naturalistico della visita, cioè dalla natura alla storia, partendo dalle origini, dalla pietra fino ai giorni nostri. Avevamo scelto come narratore proprio il presidente del Museo della Civiltà Contadina, che è colui che si occupa delle diverse, che coordina più che altro le diverse ricerche, sia a livello storico, sia le diverse attività che si svolgono all'interno del paese. Come attività di marketing ci eravamo basati sempre sul web, pubblicità sul web, utilizzando e sfruttare al massimo i diversi social. Chi è che gestirà questo albergo diffuso? Noi avevamo pensato una cooperativa, una cooperativa di giovani privata, che è Eleva, che è unità, poi le gestisce tutte private, pubblico non c'è niente. Di pubblico c'è il museo della biblioteca, che però non penso che possano avere, no. Perché lei non ci ha dato due moduli. Come due moduli? Ci abbiamo parlato di due moduli. Sono messo il tambo in due, è perché doveva descrivere abbondantemente. Poi siti specializzati sulla botanica, per il giardino, siti specializzati per l'astronomia, perché è un paese piccolo, ma con 3 frantoi solari in versione. E 2 aziende di produzione di latticini e formaggi tipici, e 2 ristoranti. Quindi un turismo mirato, più che altro, a
diversi settori, cioè organizzare diversi percorsi per soddisfare diverse esigenze. Poi avevamo pensato la politica di prezzi, di fare due fasce di prezzi anche noi, perché unire diciamo, il turismo tipo estivo, che comunque già è presente all'interno del borgo, è un po' difficile spostarci anche su quello enogastronomico, botanico, naturalistico, magari all'inizio facendo dei prezzi un pochino più vantaggiosi per attirare questo nuovo tipo di turismo, tra virgolette, un po' meno settoriale, e poi magari con il tempo cercare di crearsi un nome, crearsi un certo giro e poter magari pareggiare la... Perché poi avere due fasce di prezzo vuol dire rivolgersi a due pubblici differenti, avere due campagne di marketing differenti, andare alla ricerca, insomma, di due tipologie di turismo, quindi questa potrebbe essere difficile da gestire, questa potrebbe essere una regola. Ma dare la sincerità. Posso dire il nome che avevo visto? Certo. Io lo volevo chiamare un po' come il giardino zoologico, zoologico, botanico. La cultura, perché ho pensato quando c'è come si chiama, scusa? La cultura, ok. Ho pensato quando cerca, essendo che è molto conosciuto, quando cerca la cultura, non ci acchiappiamo a quell'indicizzazione, insomma. Basta così. Diamo subito i voti alla cultura. Addosso alla cultura. Vai. Scenario esterno. Presupposti progettuali. Ah, scusa. Cioè il discorso di stabile dei servizi. La qua è tutta una croce praticamente, dalla strada alla cosa. Gestione in Italia politiche di marketing. Gestione in Italia politiche di marketing. Unicità, narratore, tematismo, 8. Perfetto. Ora preparatevi al disegno. Andiamo Soleto. Conoscendo l'immagine. Ah, c'è. Soleto la sappiamo, mi disegnerà bene. No, lo fa... Allora. Abbiamo... Ah, cioè, ci siamo. Questo è un disegno. Non provate a spegnermi di nuovo il microfono. Allora, disegno il centro storico di Soleto, dove ci sarà il nostro albergo diffuso. Allora, questa è la via per Galatina, qui c'è la chiesa madre, qui c'è tutta la circonvallazione con le varie porte. Queste sono le mura di Soleto. Sto disegnando le direttive principali dove saranno dislocati i nostri locali. Allora, il perché Soleto è unica? Perché ha una storia millenaria che parte dalla preistoria, con il ritrovamento di selci che sono conservate anche nelle nostre case. e antichi attrezzi che venivano lavorati manualmente dalla gente preistorica. In seguito ci sono state varie popolazioni che sono susseguite nel nostro territorio, tra cui Messapia, a cui dobbiamo dobbiamo attribuire la mappa più antica del mondo occidentale, la cosiddetta mappa di Soleto, che è stata menzionata anche su articoli internazionali, quali il New York Times, ed è conservata al Museo Archeologico di Taranto. Dopo i Messapi si sono succeduti i Greci, che ci hanno lasciato in dono il Grigo, quindi l'appartenenza alla Grecia Salentina, e quindi a tutti quei paesi che fino a pochi decenni fa conservavano il Grigo come lingua parlata, una lingua viva, quindi non è ancora una lingua morta. Dopo i Greci, i Bizantini, che ci hanno lasciato la chiesa di Santo Stefano, uno degli esempi più importanti
dell'arte. Faccio una domanda, scusa se ti interrompo. Questa mappa di Soledo è conservata? A Taranto. E qui non c'è nessuna copia riprodotta esposta per i turisti? No. Non si sa perché, per deficienza. È una cosa, infatti. È piccolissima, è 4 cm per 3. Andrebbe sicuramente riprodotto una copia. Sì, era un pezzo di un coccio che è stato ritrovato. Ok. Un ostragon. Come dice la collega che ha curato con noi l'albergo di Fiuso Isoleto, abbiamo anche questo. Quindi la chiesa di Santo Stefano, un altro esempio di arte bizantina, si può vedere nel paese vicino a Galatina con la chiesa di Santa Caterina, la basilica di Santa Caterina. Oltre alla storia, lei è dell'altro gruppo, ti volevi distogliere. Oltre alla storia, Soledo è importante per altri elementi, quale la magia. A Soledo ha avuto i suoi natali Matteo da Furi, storico, alchimista, filosofo, nonché mago, o meglio macaro, come si dice a Soledo. Allora, la casa di Matteo da Furi si trova su via Matteo da Furi, dove noi abbiamo la nostra sala convegni nell'abitazione in via Matteo da Furi numero 10, nell'abitazione di proprietà di Mauro. Allora, quindi il nostro albergo si divide tra 10 camere e 3 appartamenti per andare incontro alle varie esigenze del turista. Quindi le fasce di prezzo saranno diverse, con delle offerte, diciamo, per le famiglie che dati i tempi non si possono permettere un soggiorno costoso, mentre ci saranno delle camere attrezzate in maniera adeguata che saranno decisamente sopra un certo livello di prezzo, quindi per una clientela, per un target più alto di clientela. Allora, uno sarà, quindi qua abbiamo la sala convegni e la sala lettura in via Matteo da Furi, e nell'abitazione invece di Stanca Cristian, che è presente nella parte più antica del centro storico di Soledo, perché il centro storico di Soledo si divide in più zone, e questa tratteggiata è la parte più antica, risalente al 1400-1500. Noi adesso dove siamo? Qui? Noi adesso siamo qui, in questa zona. Ok. Questa è la porta di San Vito, una delle poche porte rimaste in piedi, l'unica porta rimasta, perché prima di via Matteo da Furi c'era l'antica porta di Sant'Antonio, che non è più in piedi. Quindi presso l'abitazione di Stanca Cristian ci sarà la reception e delle camere da letto, mentre gli appartamenti si trovano dislocati nell'altra metà del centro storico, e sono 3 in tutto, quindi una percentuale che rispecchia l'auspicabile 70-30 della divisione delle unità abitative. Il centro storico di Soledo non è più grande di 300 metri, quindi tutti gli stabili ricadenti all'interno rientrano nella normativa. E cosa vogliamo andare a proporre al turista? Data la disponibilità nella nostra reception di un forno a legna, si provvederà a organizzare dei corsi di cucina, per esempio si potranno fare i biscotti, le friselle, i prodotti tipici salentini, la carne alla pignata. La pignata è un antico sistema di cottura nella terracotta, che veniva messa questa pignata nel fuoco e veniva, diciamo, osservata per 4-5 ore, eliminando la parte superiore, quella che, diciamo, spetterrava. No, nel nostro albergo diffuso, il cui nome è Sulito Sulitea, per dare valore alle tradizioni, alla storia. Lo puoi scrivere, scusa. Che vuol dire Sulito Sulitea? A Galatina la Foddea. Non sei Sulito Sulitea. Che vuol dire?
parla male quante lacci. Che significa solito? Solito sull'idea è l'inizio di un detto salentino e noi all'interno del nostro albergo diffuso. E non lo me lo ricordo tutto, poi ci sarà Sulito sull'idea, Galatina la Fordea, a Maglie. Si menziona vari paesi denigrando gli altri e facendo assurgere Soleto al più importante, come d'altronde nella storia era. Perché Soleto, trovandosi perfettamente al centro della penisola salentina, è il luogo ideale per trascorrere le vacanze, poiché dà modo di raggiungere agevolmente sia la costa ionica che quella adriatica, e quindi è equidistante da una parte all'altra. Quindi tutte le strade portano a Soleto. Allora, io non so come i colleghi non sia venuto in mente, però il modo per migliore per promuovere l'albergo diffuso è quello di iscriversi all'associazione. Bravo, considerando io sono rimasto io sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla previsione sul loro sito della traduzione in cinese. I cinesi sono 1 miliardo e 350 milioni di potenziali visitatori. Potenziali perché negli ultimi anni oltre 300 milioni di cinesi sono passati dalla categoria di proletari, di operai, a piccola media borghesia. Piccola media borghesia vuol dire poter avere la disponibilità economica di effettuare un viaggio in Europa, quindi potenziali clienti per noi, un bacino più ampio di tutta l'Europa messa insieme. Quindi è molto importante il cinese, come il russo, come tutte le economie che stanno crescendo adesso e che non hanno i problemi che noi purtroppo, data la crisi finanziaria, abbiamo. Comunque parleremo di più sui corti di cucina. Sì. No, cucina salentini, proprio dei prodotti del Salento, i prodotti di Soleto. Punteremo dei piccoli corsi. Dei percorsi. Deve rimanere un'impronta delle persone che vengono, no? Dei turisti che vengono, deve rimanere un'impronta di Soleto proprio su un corso di cucina. Che è assolutamente questi corsi di cucina, approfitto della precisazione che ha fatto Mauro per dire che saranno con dei prodotti di stagione, perché il nostro sarà un albergo diffuso ecosostenibile. Proveremo a reperire tutte le materie prime in un territorio che non sia oltre i 15-20 km, perché attorno a noi c'è tutto quello che ci serve. A Soleto c'è una tradizione decennale per quanto riguarda le attività di ristorazione, e con le quali stabiliremo delle convenzioni, perché non vogliamo avere una cucina interna per eliminare dei costi di gestione molto alti, perché non, nell'immediato non abbiamo possibilità di assumere cuochi e camerieri perché soddisfiamo le esigenze dei clienti, fidandoci delle putee, perché noi porteremo le persone a rivivere l'esperienza che qui era normale vivere 50 anni fa, quando i signori uscivano di casa e andavano alla putea a farsi il mezzo quinto di vino e il pezzetto di cavallo. Oppure la putea è una bottega, un bar, una trattoria dove ti servono gli alimenti al bancone, non c'è da sedersi. Bisogna puntare anche comunque a far venire i turisti in pieno inverno, non soltanto in estate, che sappiamo che in estate vengono, però cercare di farli venire in inverno, quando la nostra terra ci dà tanto, quello che dicevamo, tante cose, allora possiamo farle apprezzare. Non per esempio le cicorelle, non che i bambaciuri, non che... Anche perché qua l'estate non avete problemi di turisti, mi sembra. No. Anzi, il problema è il contrario, che ne sono troppi. C'è gente, no? Dobbiamo puntare in più sul esatto. Per esempio, sfruttare passeggiate in mezzo ai piedi, sfruttare il territorio per portare un turista in campagna,
farlo, fargli vedere, assaporare e gustare tutti i nostri prodotti tipici, che noi venderemo in un piccolo corner nella nostra reception e poi online sul nostro sito, perché un turista svedese che viene a visitarci abbia la possibilità di acquistare i nostri prodotti anche una volta tornato in Svezia. E per questo stabiliremo delle convenzioni con i produttori locali all'interno del nostro B&B, albergo diffuso. Ci sarà l'applauso di prima della cosa, viene cancellato e rimosso dallo stream, possiamo anche levarlo. All'interno del nostro albergo diffuso ci sarà anche un piccolo museo della cultura contadina, di cui abbiamo già tutto il materiale già pronto per essere bello appeso sui muri, perché abbiamo nel nostro gruppo due esperti nonché appassionati di raccolta di vecchi arnesi e attrezzature di lavoro antiche, Mauro e Christian, che già adesso potrebbero allestire un piccolo museo. Come sarà l'arredo delle sarà rustico, estremità abitative? Tutto uguale? E a seconda delle abitazioni sarà diverso, perché per determinati tipi di appartamento, come per esempio la camera al primo piano che abbiamo visto con il camino, quindi un ambiente elegante, si provvederà ad acquistare dei mobili di un certo tipo. Per gli appartamenti invece saranno rustici, cercando di recuperare mobili del passato, restaurarli e quindi dare impulso anche a questi vecchi mestieri che si vanno perdendo, come per esempio il restauratore di mobili o chi faceva le ceste in vimini. Cercare di, infatti il discorso del vendere i prodotti. Il ristorante sarà di proprietà o convenzionato? No, sarà convenzionato, come avevo detto, perché... Uno solo o più di uno? Con due ristoranti, uno che si chiama Limacari e che si trova sulla circonvallazione di Soledo, quindi sulle vecchie mura di Soledo, e uno all'interno del centro storico stesso, quindi per cercare di rivitalizzare il centro storico, d'accordo con con l'amministrazione comunale, che è assolutamente orientata a valorizzare il centro storico e a ridargli vita. Per esempio, adesso è stato approvato in fase di approvazione un finanziamento per pagare gli interessi a chi ristruttura le facciate delle proprie case, e a quanto promesso nel centro storico, naturalmente, e a quanto promesso dagli amministratori locali, anche ci saranno degli incentivi affinché riaprano le botteghe dei vecchi mestieri, e noi vogliamo entrare in convenzione con loro per Perfetto. Garantire un mercato globale. Grazie. Era bello il disegno. Allora, scenario esterno. Tu non voti, vai. Allora, no, 8. Mi sentano. Presupposti progettuali. 7,5. Gestione unitaria. Non guardate i voti degli altri. No. 9. Unicità. 6. Bene. Calcolatrice alla mano. Vabbè, dai, ci avete. Aspetta, io ce l'ho, no, la calcolatrice. Si potrebbe fare a mente, ma insomma, fare. Ah, no, non c'è più. Vabbè, qualcuno che ha il telefonino, va. Ah, qualcuno che verifica, è più di uno, perché se poi c'è qualcuno che bara. Ah. Ah, poi manca il voto mio, eh.
alla fine. Sì, dammi la mia mamma. No, questo sì. No, questo è l'abbiamo fatta? Vabbè, 95 per Stefania, 87 e 5 per San Paolo, San Paolo. Giugia, allora facciamo un po'. Ma che foto di scusate, ma non mi sto perdendo. No, 88 e 5. 88 e 5, quindi abbiamo. Quindi la giuria determina vincitore del vino Memorie. Che voglio dire un attimo, leggere l'etichetta. Voglio leggere l'etichetta del vino degli alberghi diffusi Memorie. Il vino degli alberghi diffusi, l'immagine che si conserva nella mente, un'ospitalità originale made in Italy, fatta di persone, ovviamente, di scenari di vita quotidiana. Ecco perché il nome è Memorie. Memorie storiche e collettive che costituiscono il patrimonio spirituale di un popolo, del suo territorio e delle sue tradizioni. E poi c'è un paragrafetto sull'Associazione Nazionale. Ciao! Vabbè, il mio voto è... No, vabbè, allora, il mio voto è tale da far andare in pareggio tutti, ovviamente. E siccome io sono come albergo diffuso, dico che amo anche un viaggio diffuso, quindi farò una tappa su ognuna di queste località. No, sono contento del lavoro, avete lavorato benissimo, avete fatto un ottimo sforzo proprio anche di progettualità, di progettazione di quello che è l'albergo diffuso. E entrando nel tecnico, diciamo così, su Soleto è stata fatta una panoramica più completa su quella che è il discorso di offerta, di quello che può essere strutturale. Una cosa... È molto interessante quello il discorso del Marchese, come dicevo, dei due tematismi, però è importante anche quello di non, uno non deve escludere l'altro. Cioè la possibilità di... perché, come abbiamo detto, vivere quello che è lo spirito, il territorio, anche nelle varie sfaccettature. Uno si può scegliere anche tutte e due, magari un terzo percorso che sia integrato tra tutte e due le soluzioni, perché non è detto che chi non ama fare un discorso contadino non sia quello poi del Marchese. Infatti, per quanto riguarda le politiche di prezzo, oltre più che farle per tipologia di target di clientela, è più in un'ottica di destagionalizzazione dell'offerta e in base anche alla permanenza, al periodo e al gruppo, se è più una famiglia piuttosto che un visitatore singolo. Non mi soffermerei più sulla, diciamo, sulla tipologia di, in questo senso qui, del target, anche in risposta a come mi dicevi tu della politica di prezzo in questo. Cioè vederla più in un'ottica di periodica, di tutti 365 giorni all'anno e molto, soprattutto lavorando molto su quelle che possono essere poi gli eventi locali e non solo gli eventi piccolissimi ma anche poi quelli che sono delle tradizioni, delle produzioni, anche quelle che può essere il vino, che può essere l'uva, che può essere la raccolta del grano, che può essere, cioè tutte queste attività che possono favorire la promozione di piccole esperienze in diversi momenti dell'anno.
Agosto non c'è bisogno di lavorare sull'estate, sul mare, cammina da sola, non c'è investimenti anche nella progettazione, nel definire un budget annuale di promozione. Ovvio che il periodo estivo è zero di investimento, non dovete investire, è un discorso che va. Però magari dare tutti l'opportunità per fare in modo, per strutturare un albergo diffuso, quindi beh, un albergo, a differenza di una struttura micro ricettiva, è ben evidente come anche sia delle spese gestionali, ma anche delle spese poi di professionalità siano diverse da quelle che può essere un'affittacamera o una casa vacanza, okay? Perché c'è più un lavoro dietro da fare e anche nella strutturazione dell'offerta. Il fatto di poter contare su un flusso turistico sui 365 giorni mi permette di dare anche, nel caso di più proprietari, io sono un proprietario che sono uno dei tanti proprietari che do la mia unità abitativa all'interno di un disegno unico, sono ovviamente più invogliato e più propenso e faccio anche una politica, accordi commerciali diversi se so che la mia struttura mi lavora 365 giorni all'anno e non è solo il periodo estivo, e anche il mio impegno verso questa cosa è diverso. Posso anche, se magari in molti casi in molti casi assistiamo, soprattutto in zone che vanno molto per periodo estivo, all'impegno secondario di un titolare che magari ha un altro lavoro, ha un altro impiego, e utilizza questo come giusto un'integrazione di reddito, che può essere quello dell'affittare la casa all'estate. Okay. Però invece lavorare su un discorso di più ampio, di più respiro, può magari permettere anche un giovane, in questo caso, quello di dire: ok, questo è proprio il mio lavoro, sarà quello. Cioè, il mio lavoro è quello di lavorare sulla gestione del mio albergo diffuso, oppure di lavorare attivamente su questo. Quindi lavorare sui corsi di cucina, sui corsi di pittura, di poesia. Questo sono tutti target che necessitano di lavoro non indifferente nel corso di tutti gli anni. Il periodo, cioè la pianificazione di queste attività, che passano 3-4 prima da quando poi iniziano in realtà le attività. Comunque, complimenti a tutti, è stato molto interessante. Non so se voi avete delle domande adesso per me, e quindi comunque in maniera così ufficiale la bottiglia di vino la consegniamo a Soleto. E niente, quindi vi ringrazio. Posso fare una domanda? Come no? A livello invece di canali di promozione, tipo web, sì, o carta stampata, sì, o siti specializzati, o social network, nel senso, quali secondo lei sono? Ma parli di che struttura? Dell'albergo diffuso, per esempio quello di Giugianello, dove si abbina un discorso giardino botanico, archeologico, allora, già una struttura, cioè un paese che già vive di turismo estivo, dove le unità abitative sono già predisposte per ricevere turisti. Allora, sicuramente da evidenziare, allora, prendendo per buono che per tutto il Salento, quindi anche per tutti i quattro paesi che sono stati illustrati, quindi dobbiamo lavorare su quella che gli altri mesi dell'anno, a parte quelli estivi, se per programmare. Quindi ovvio che dobbiamo lavorare su quelli che sono i versi target. Poi lì, interessante è stato anche quello del turismo degli immigrati di ritorno che si faceva prima. Quello è un fenomeno molto importante, che ci si può lavorare molto bene su quelle, basterebbe proprio un'azione mirata su quelle che sono le associazioni di... esatto, italiani all'estero, ce ne sono molti, io adesso non so il vostro, dal vostro territorio, pugliesi nel mondo, esatto, quindi lì bisogna lavorare molto su quel target che porta ovviamente a destagionalizzare l'offerta, ma due, anche avere delle permanenze abbastanza ampie, perché comunque molti magari non tornano proprio perché non hanno anche il posto
per dormire. Alcuni ce l'hanno e ospitano presso i propri cugini, parenti lontani, ma chi non ce l'ha, sa, magari avere la possibilità e dare anche l'opportunità di ospitarti e di poter magari anche accompagnare un'attività che va molto, è quella di accompagnarla presso gli archivi storici dei comuni nel ricostruire l'albero genealogico. Io personalmente ho accompagnato alcuni americani presso il Molise a un'attività, sono stati una settimana, sono andati in diversi comuni lì a reperire e siamo andati proprio negli archivi storici a ricacciare i libroni, quelli registri di una volta, che con la polvere che si alzava. È stata un'esperienza bellissima, quindi questo può essere uno di quei target lì se vuoi andare su quel canale. Il discorso invece è quello della museale, certo sono piccoli target, canali come l'associazione, dicevo prima, dei piccoli musei, sono molto, molto interessante inserire, entrare in quei circuiti dove già c'è un'azione di marketing e di promozione mirata a chi ama queste cose. Spesso piccoli comuni non hanno tante risorse per investire su quella che è la notorietà del paese, no? E quindi anche nel far conoscere queste cose è molto più bisogna cercare di fare delle azioni di promozione mirate in quel target di riferimento. Questo qui facevi l'esempio del parco, quindi sicuramente quelli che sono tutti entrare in tutti quei circuiti dei parchi, dei piccoli parchi. Dei piccoli parchi, ci sono proprio la sezione dei piccoli parchi d'Italia, adesso non mi ricordo come si chiama, cioè, e quindi entrare già in quel circuito, iniziare a promuovere lì, e vedrai, ti accorgerai che verranno molti turisti, escursionisti da posti da te impensabili, magari su posti dove qui limitrofi, dove tu hai battuto con una pubblicità, non è venuto nessuno, cioè ci sono queste sorprese poi che ti lascia il web, poi, perché quello è il canale web, ma il web, ma devi esserci in maniera mirata, devi essere in quei canali dove ti vengono a cercare, perché se aspetti che uno su Google mette il tuo nome preciso del tuo piccolo museo, del tuo sito archeologico o del tuo parco, del parco, solo se sai esattamente il nome, altrimenti è difficile che ti ci viene. Per il discorso di alberghi diffusi sicuramente, cioè il discorso dell'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, per un albergo diffuso vero è fondamentale esserci, perché noi, per tutti gli alberghi diffusi d'Italia, perché? Perché se noi, nessun albergo diffuso singolo riuscirà a stare in maniera gratuita sul National Geographic, sul New York Times, o su tutte le altre riviste, su Repubblica, su Sole 24 Ore, su Dove, in maniera gratuita, è impossibile. Devi pagare quantomeno uno spazio di un quarto, mezza pagina o pagina intera, che sono tanti soldi, e se fai la mezza pagina ti danno il redazionale, che comunque paghi un po' di più, ok? Noi sia per quanto riguarda quando entriamo a contatto tutti questi giornalisti, noi oltre che fornire un redazionale diamo anche l'elenco degli alberghi diffusi e diciamo sempre. Noi non suggeriamo, quando dicono facciamo un redazionale sull'Associazione Nazionale, sulla filosofia dell'albergo diffuso, benissimo. Poi dicono, quali mi consigli di andare a vedere? Ne posso mettere 10, 11, quali mi consigli? E diciamo, vai sul nostro sito, vedi le strutture che ci sono, oppure ti forniamo noi l'elenco degli alberghi diffusi, vedi quello che più... Decidi tu in base al tuo target, al tuo bacino d'utenza che hai, alla tua chi legge il tuo giornale, che cerca, e quindi tu vedi tu e ti scegli quelle che tu gradisci. Se non fai parte dell'associazione non verrà mai a vederti. Allora tu sai, poi ci sono dei filtri pure sul sito che potrebbe essere di tematismi, se mare, montagna, come? C'è la telecamera. Ah, sì. Ah, qua, scusa. E quindi ti permette di essere individuato attraverso questa cosa, anche nelle convenzioni, nelle varie convenzioni che facciamo. L'ultima ad Arezzo abbiamo fatto un accordo con Turisti per Caso, la trasmissione è quella di Patrizio Susi, che abbiamo fatto un accordo, Turisti per Caso è stata la Per Caso SRL, ha vinto il premio come miglior sito turistico dell'anno. E quindi noi abbiamo fatto una convenzione, adesso le nostre strutture saranno presenti lì, c'è tutto un discorso diverso su quello che è il redazionale che verrà fatto dagli ospiti, cioè non sono io gestore d'albergo diffuso lì che vado a dare il mio redazionale, ma saranno i miei turisti stranieri, quindi ci sarà l'occhio del turista straniero che andrà a compilare, a fare il narratore del mio luogo.
Quindi è molto particolare, perché hanno un target molto straniero, tutto mercato straniero. È ovvio, se sei un albergo diffuso che fa parte del network, ci sei, altrimenti no. Per quello dicevo prima, in regioni soprattutto che non c'è una norma dell'albergo diffuso, potrebbe esserci, non c'è un regolamento, può essere che qualcuno che non è un albergo diffuso decida di iscriversi con... a volte abbiamo trovato un campeggio che si è chiamato albergo diffuso con il nome suo, no? E noi, cioè, a parte che non è che li puoi andare a fare un'azione legale perché si è chiamato albergo diffuso, oppure puoi fare al massimo una lettera di invito a desistere da chiamarsi così. Deve essere il cliente di me, però il danno che gli facciamo noi qual è? Tu mi fai la domanda di iscrizione, ma ovviamente non ti iscrivo. Sembra un danno da poco, ma non lo è, perché altrimenti tu rimani comunque isolato nel tuo mondo così facendo. Questo è un po'. Quindi sta poi nell'abilità sicuramente del gestore, oltre a instaurare tutti quei rapporti di collaborazione che possono essere utili. Altre domande? Soprattutto chi non è venuto stamattina, non so se avete qualche approfondimento che... Va bene. Io posso solo dire che l'amministrazione comunale dovrebbe andare in conto di questo. Racconto una cosa per le amministrazioni comunali. Noi abbiamo fatto un corso di formazione per gli alberghi diffusi. Si chiamava, abbiamo dato EDUCAD, Educational Alberghi Diffusi. Come c'è stato appunto delle amministrazioni comunali che hanno selezionato quelli possibili gestori di alberghi diffusi o alberghi diffusi che già operavano anche da poco o semplicemente anche degli operatori che avevano altre affittacamere, case vacanze, ma che erano interessati a evolversi nel discorso alberghi diffusi. Sono state fatte come progetto di formazione, sono stati selezionati, noi l'abbiamo aiutato selezionando quelli che erano più vicini alla sua tipologia di paese, la sua vocazione turistica. Sono stati accompagnati in diversi posti, in questi tre alberghi diffusi scelti nella nostra rete, proprio per vedere come potevano, per andare a vedere com'era lo spirito dell'albergo diffuso applicato in quei contesti. È stato molto interessante, molto carino e anche utile. A volte le visite del luogo sono abbastanza utili per questo. Perché la storia, un albergo diffuso nasce in maniera diversa, c'è chi nasce prima come ristorante e poi si evolve in albergo diffuso, chi nasce invece prima come rete di case, poi si affitta camera, casa vacanze e poi si ritrova in albergo diffuso. Alberghi diffusi mi hanno chiamato come Ercole Lega, Locanda Segno, mi ha chiamato in segreteria la prima volta. Non posso mai dimenticare, pronto, alberghi diffusi, sì, io sono un albergo diffuso da 40 anni ma non lo sapevo, cioè nel senso lui ha detto, ha letto sulla rivista che cos'era l'albergo diffuso, ha detto ma io sono un albergo diffuso, cioè leggeva quello che era la filosofia, il modello, e ha detto rispecchia tutto, sono io, però non lo sapevo che mi chiamava albergo diffuso. Lui era nelle reti di Charme Relax, aveva un suo ristorante, lui era un ristorante, Locanda Senio, con delle sue dependance, ok? Però in realtà era registrato come ristorante, aveva delle sue dependance, era nel discorso di Charme Relax, comunque aveva anche una sua piccola spa, aveva... E quindi quando ha saputo sta cosa ha detto, si è iscritto sull'albergo, è oggi il vicepresidente dell'associazione. Sì. Ecco. Sì, infatti è così. Poi quindi lui ha il suo punto di forza, la ristorazione molto forte, è una ristorazione molto buona, di qualità, e invece c'è chi fa anche la scelta contraria, che investe proprio sul recupero del patrimonio immobiliare, delle strutture, e poi, come hai detto tu nella tua presentazione, per scelta non fa Locorotondo, ecco, per esempio, Locorotondo sotto le commerse, non so se la conoscete, albergo diffuso sotto le commerse, è uno dei primissimi soci albergo diffuso del 2006 ed è stata una delle tre tappe di questa visita. Locorotondo ha recuperato, è partita con diversi stabili, inizialmente registrati ognuno indipendentemente dall'altro, con un proprio, una bellissima reception di sala accoglienza dove fanno anche la vendita dei prodotti tipici del territorio,
legati anche a quelle che sono delle cantine vinicole piuttosto che dei frantoi locali della produzione, e per scelta loro non hanno ristoranti, cioè sono convenzionati con una pizzeria, se non ricordo male, un ristorante vero e proprio, con un... una foresteria, uno che fa solo un tipo un'enoteca che fa solo taglieri e vino, comunque ha scelto questa tipologia qua proprio per dar gestioni diverse così. Credo sia l'aspetto più problematico quello all'inizio, quando si apre un'attività del genere, quando si prova ad aprire un'attività del genere, credo che te lo spengono sempre a te, comunque pure prima. Quando si apre un'attività del genere o si cerca di aprirla, comunque la predisposizione di un locale affinché funga da ristorante è credo lo scoglio più arduo da superare, perché devi stare dietro a normative stringenti, a controlli da parte dell'ASL, quindi è meglio magari delegare, almeno in un primo momento. No, ma se è fatto bene... Se fatto bene può essere un primo, ma in un momento definito, cioè, può essere sempre così. Non è... No, la mia idea comunque è quella di far partecipare quanta più gente possibile. E se in un primo momento magari la forma giuridica che deve assumere il soggetto titolare di un'impresa, di un'attività imprenditoriale, di albergo diffuso, è quella dell'associazione o del gruppo di amici che si costituiscono in società, credo che la cooperativa sia il modo migliore per, allora, per affrontarla, per rendere partecipi chi ci lavora. La partecipazione nelle decisioni è il modo migliore per far condividere, apprezzare e non rigettare le decisioni che si prendono. Però ti dico, per esperienza di come ho visto gli altri soci, è il modo migliore per partire nel breve. Però attenti soprattutto in fase di organizzazione del vostro prodotto e anche negli accordi commerciali che fate, nel pianificare il tutto a lunga durata. Quello che dicevo prima, sia negli accordi commerciali di affitto, sia nel discorso di investimento, sia un discorso... Perché altrimenti c'è il rischio, potrebbe essere il rischio, che all'inizio c'è un bel entusiasmo, tutto forte così... Però bisogna pianificare e vedere tutte le varie i possibili scenari futuri, dal possibile momento di crisi che ci si può affrontare, alle possibili eventualità di se uno vuole recedere che cosa succede, al cioè valutare tutti quegli aspetti che sono e avere dei contratti alla lunga. E una cosa molto importante, quando ci sono questi casi io dico sempre, va benissimo, ma il turista che viene deve avere un referente. Affinché si possa creare quello che dicevamo prima, il contatto, quello che è l'atmosfera, quello che è il calore, è importante che ci sia organizzazione, che sia data un'idea di organizzazione, idea di referente. Io se ho bisogno di qualcosa so chi chiamare e so chi rivolgermi. Disposizione del referente ad avere contatti con una clientela ampia. Esatto. Che sia disposto a soddisfare le loro esigenze, sia disposto a parlare in inglese, che sia disposto a parlare in quella inglese, è la base, quella è la base. Quella è la base. Però se invece si, e questo è molto importante, è dare un ruolo a questo gestore unitario professionale, perché altrimenti si rischia poi, perché quando ci sono delle, se si mettono insieme tanti pezzi senza avere un coordinatore, un referente, una regia unitaria, si rischia di avere un'offerta frammentata e che rischia di creare confusione. Io non so più a chi devo chiedere quando arrivo, se devo chiedere, cioè un'esigenza, non mi sono trovato bene al ristorante convenzionale, a chi lo devo dire, al ristorante o a chi ho pagato il pacchetto, se nel caso dico pacchetto inteso semplicemente per magari mezza pensione o pensione completa, pagato, cioè, convenzione con il ristorante significa questo, significa che se io pago a te pernottamento con mezza pensione, tu poi mi dai dici vai al ristorante e sta a posto. Ma se io ho mangiato male lì, oppure sono stato male a quel ristorante, io vengo con te, cioè me la prendo con te, ho pagato a te, l'ho ricevuto, l'ho fatta a te, poi sei tu che ti devi avvalere su... Però, capito, dare tutte queste impostazioni, queste cose, sono tutti dettagli che non sono dettagli. Esatto.
posto? Grazie. Tutte domande? Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi.